Mamma viene subito, mamma. Torna la signora. Ovvio cococco, vedi? Dio vede e provvede. Corquato dei tempi, non te lo so, figlia mia, lo so, ma si sente male? Ma che sta benissimo, non lo sapete che l'hanno scesa, andiamo dal fotografo. Ma no, fate sto ragazzino per sbrigare. Giulia dei cani, tempo che fu. Allora Gisele, fate il favore, dite a vostra figlia se fa i compiti a Maria, perché noi dobbiamo uscire, non tempo. Okay. Andiamo dal fotografo, l'hanno scelta. L'hanno scelta, allora Gisele, arrivederci. Io non sei strozzo, per l'amor di Dio. Ani, è questa la signora che voleva il caffè? Mi scusi signora, mi è venuto come un granchio nello stomaco, sa? Un granchio. Avevo chiesto un goccetto di caffè alla bambina. Lo so, non l'abbiamo, ma ci sono le ova, signora, vedo che... Meglio. Lo so che sono meglio. Ma lei chi è, signora, scusi? Oh, che sciocca che sono, lei non mi conosce. No, Io sono... Tilde Spermanzoni. L'attrice. Che? L'attrice. Ora non recito quasi più. Sono stanca. Arrivati a una certa età bisogna riposare. E poi? Bisogna dare posto loro, ai giovani. Faccio qualche cosa al cinema. Mamma, signora si è butto l'uovo. Fa niente. Per l'appunto. Questa è la bambina che state scelta per il secondo, diciamo così, scrutinio. Signora mia, senta, lei chi la manda qua? La Cinecittà, della film, chi la manda? No. Ma qualcuno la deve mandarmi che è cascata dal cielo, mi sto a far perdere tempo, signora. Ho avuto da una mia conoscenza i nomi delle prescelte. È carina, molto carina. Grazie, la mia mamma. Mamma, ne? Così. Oh, brava. Ecco, mentre mamma ci prepara un pupurrì di caffè con molto zucchero, tu mi fai sentire qualche cosa. Ma poi è bello, avere il giardino. Magnifico, puoi venire con me? Siamo in giardino, cara. Però è una reggia qua, signora. Meno male che ci mandavo da sta casa. Senta, andò là, signora. Io volevo dire che io mi sono informata, non servono le lezioni. No, anzi, lavorano così al naturale. Purché sia svelto, intelligente, in quanto intelligenza, gli guardi il grugnetto, non gli serve niente, mi fia. Poi non possiamo, signora. Non possiamo. Già. Ma per i figli si può fare pure qualche sacrificio. Ma che i figli? Sono figli. Vieni con me, cari. Signor, ma lei è venuta fino a qua per insegnarmi come si allevano i figli, per caso? C'è fatta tardi, dobbiamo andare dal fotografo e siamo in ritardo. Come glielo devo dire, signora? Abbia pazienza. Dopo, ci andate dopo. Ma come dopo? Ma dove? Ani! Ani, figli, l'ultima ora da Venezia, casa, a memoria, così la famo contenta e ci sbrighiamo. Oh, brava, figli, l'ultima ora di Venezia. Ah. Giardino, e di là è la... Ma chi me l'ha mandata stamattina? Io non lo so. Uno rientra a casa sua tranquilla, si trova una massa dentro casa. Faccio l'attrice, ti racconta tutta la vita sua, ma non lavoro più. Signora mia, ma io ho tanti guai per la testa, dammi il caffè a vedere se te ne va. Certo, guarda, il tempo che c'è stato, ma sono stanca, non mi segno, sono stanca. Signora mia, ma questa non è una matta. Signor, se ne stanca, ma tre ore vi siete mangiate. E che maniera è? Che scostumata! Fammi chiudo, perché sennò se entra dentro si mangia a casa. Ci fa perdere appuntamento col fotografo, ma voglio dire? Non c'avete nient'altro da fare, signora bella, con sto caldo, c'è Villa Borghese, fa un bel fresco. Invece di venirmi a mangiare ova a casa là, a me fa tutte ova, non me va giù. Non me va giù il fatto delle ova, non me va giù. Non me va. Signora, senta un po', senta, è pronto il caffè? Ma lo famo, volete dolce, con tanto zucchero? È molto brava la bambina, sì. Ma la poesia ti si arriva, sa, ora è presto.
e poi si avvicchia la piccerella. Adesso le insegnerò io qualche cosa. Oh, troviamoci un posticino adatto, tranquillo. Vediamo un po'. Oh, eccolo qui. Dammi la manina, cara, vieni con me. Vieni con me. Ecco qui. Adesso vedrai, che ti farò sentire. Qui ti sta proprio bene. Vieni con me. Oh, brava. Immagina di essere in un prato. Un grande prato, bello verde, fresco. Come c'è? E sei venuta a cogliere le fragole, capito? Signora, pure sorda, Il primo esercizio è quello della immedesimazione. Immedesimarsi in una situazione. Ti piacciono le fragole? Oh, dunque, sei contenta di cogliere le fragole. Ma guarda quante fragole ai piedi della quercia. Ma questa è matta, andavi dalla quercia. Corri, coglile, vai. Accallati, ecco, brava, coglile. Lì ce ne sono tante, guarda, ma quante. E qua la scema che ce va. Signor Pomaro, incredinite sta ragazza. Marì, ma che fai? Ma che stai facendo? Coglie le fragole, no? Signor, ma la vedete, sta cogliendo le fragole, no? Dai a me, cara, che bella fragola, accallati e coglila, brava. Ha visto? Va vicino, va a venire. Non me la levano dalle mani questa. Arrivo!